tutto è bene quello che finisce bene, insomma. Io penso di avermi rinnovato di un altro anno a Zeman, perché le programmazioni vanno fatte anche con intelligenza. Forse questo scossone è servito un po' a svegliare tutti e a creare entusiasmo nuovamente. Stiamo programmando, stiamo sul mercato in maniera attiva, ci saranno colpi anche in settimana, quindi oggi abbiamo ufficializzato l'arrivo di Paolo Antonio. Stiamo lavorando per questo, per migliorarci sempre di più, per dare al mister una squadra fortemente competitiva. Cosa ha influito più di Presidente. tanto per tornare sui propri passi? Una domanda Ma tecnica. un confronto serrato da oggi pomeriggio, molti ci aspettavano già allo stadio, nel pomeriggio ci siamo visti in un luogo appartato, abbiamo fatto una chiacchierata di oltre 3 ore, abbiamo chiarito tutti gli aspetti futuristici del club. Quando c'è un programma serio, c'è un allenatore serio che continua ad andare avanti, bisogna avere un po' di pazienza e fiducia e aspettare che i risultati arrivino. È stata una scelta affrettata, dettata anche dalla sconfitta con il Latina, quella di sollevare il direttore Pavone dal suo incarico? Nella vita bisogna sapersi comportare e bisogna utilizzare l'intelligenza. Le critiche, quello che si è creato, mi fanno sorridere tantissimo. Si parla di Masturro, mister Zeman in conferenza nel post-gara ha dichiarato che non è un suo obiettivo oggi, però comunque lui si è allenato con la squadra. È un nuovo giocatore al Foggia? Mastur è un ragazzo in prova e quindi non ha in questo momento nessun tipo di contratto col Foggia. Lo stiamo attenzionando in queste settimane, poi sarà il mister a valutare se il ragazzo merita di essere messo sotto contratto o meno, perché l'aspetto tecnico spetta sempre a loro. Canonico Sarà entra nella probabilmente storia, il primo una presidente che testa. fa firmare Zeman per più di un anno. Ma diciamo con Zeman io fino ad oggi penso di non avergli mai tolto rispetto, di aver fatto sempre le cose concordate con lui. Qualcuno insinua dove sono nato, non ha capito che sto a Foggia per far calcio e far divertire la gente. Lui vuole lasciare il marchio a Foggia e per poterlo fare serve un po' di tempo. Vorrei vedere lo stadio un po' più pieno però, perché penso che ci meritiamo tutti, anche da parte dei tifosi, una partecipazione più massiccia. Voglio far ritornare le 10.000 persone allo stadio, se saremo in grado, ma questo dipenderà molto dalla società, dai nostri ragazzi, dal mister, dallo staff, da tutti, perché stiamo remando per portare il Foggia a traguardi importanti. Mi anche dal chiede Covid. Gramazio, Dani, le ha fatto due domande, mi chiede Gramazio, grazie. Presidente, in tutta la questione c'è anche le questioni economiche che aveva anticipato in conferenza stampa, sta anche affrontando le questioni con gli altri soci. Ha inciso anche questo nel clima teso di questo periodo? Ma non c'è un clima teso, c'è una realtà dei fatti. Io ho raccontato una debitoria corretta che sarà confermata dall'approvazione del bilancio di oggi. Saranno documenti di dominio pubblico, quindi quando racconto dei fatti o dei numeri, difficilmente posso essere smentito dalle carte che io stesso approvo. Alessandro Tospias. Presidente, sarà ancora un mercato a tre teste, diciamo, quindi condiviso con Zeman e Pavone, o Pavone, diciamo, agirà da solo? No, non c'è un mercato a tre teste, c'è un direttore sportivo, c'è un responsabile della tecnica che voglio ringraziare, che è Emanuele Belviso, che sta facendo anche lui un lavoro insieme con Zeman e con Pavone. Vi stupiremo anche questa volta con gli arrivi. Bisogna avere la pazienza e soprattutto l'umiltà di raccontare poco gli scoop, perché con i like non si va da nessuna parte, si fa il calcio serio. Diciamo oggi di Paolo Antonio nessuno di voi ce l'ha quotato in borsa, no? E quindi vi ho smentito come si fanno le operazioni senza dire nulla. Dovete comprendere che purtroppo voi dovete dare le notizie, come giusto che sia, perché fate informazione alle persone, però molto spesso le informazioni portano a dei danni al club e quindi dobbiamo cercare di capirci su questo. Cioè, dare troppe informazioni non significa dare, molto spesso diciamo, si può creare un danno al Foggia. Vediamo, qualcuno ha detto che devo fare un po' di colletta per acquistare dei calciatori, forse non abbiamo questa possibilità, è probabile che lui abbia ragione e io nuovamente torto, però i fatti poi vediamo come si concludono il 31. Posto così? Grazie.